Entra per la porta stretta. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Luca 13, 22-30. Passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Amen. Carissimi, ecco che oggi procediamo in questo capitolo 13 di Luca con la porta stretta. È un'immagine bellissima che Gesù ha usato e che sempre ci tocca. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Gesù sta andando a Gerusalemme. Nella mentalità ebraica di quel tempo, i farisei pensavano, credevano, ritenevano che tutti gli israeliti, proprio perché sono popolo eletto di Dio, si salvassero. Quindi bastava osservare tutti i precetti. Ecco perché domandano a Gesù: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Gesù, ecco che dà una risposta importantissima, soprattutto per noi oggi. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Amen. Sforzatevi. In greco è agonizeste, che significa soprattutto combattete. Da lì viene il termine agonismo. Lottate per entrare nella porta stretta. Perché ci sono tante di quelle situazioni nella nostra vita che sempre ci vogliono fare perdere la pazienza, la fiducia, la speranza. Chissà, oggi, finché già stiamo guardando questo video, quante cose sono accadute e volevano portarci via la speranza, il coraggio di andare avanti, il coraggio di annunciare, il coraggio di testimoniare, il coraggio di credere in Dio, di credere nella sua forza e potenza. Gesù continua dicendo: molti cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. La vita di fede è una lotta continua. Certo, Gesù è morto 2000 anni fa per noi, per me, ed è risorto per la nostra salvezza. Ma se io quotidianamente non lotto con Lui, in Lui, ricevendo la vittoria, perché Lui già ha vinto, diventerò così. Come ha detto Gesù: Signore, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, noi abbiamo pregato, siamo andati in chiesa, abbiamo fatto questo, quell'altro, tu hai insegnato, noi ti abbiamo ascoltato, ma ciò che importa a Dio è quanto tu abbia lottato, quanto tu abbia stretto fortemente tutta la tua vita a Gesù, in quanto tralcio
di questa vita vera. Quanto è importante stringerci a Lui, essere fermi, attaccati, legati a Lui e non mollarlo mai, combattere, fratelli e sorelle. La vita di fede è un combattimento. Certo, spirituale anche, non contro le persone e a volte non è neanche direttamente contro il diavolo, è contro la nostra tiepidezza, contro la nostra accidia, contro la nostra carne, tutto ciò che va in antitesi a Dio. Allora invochiamo lo Spirito Santo per avere quella forza di combattere, di lottare per rimanere fermi nell'alleanza con Dio. Spirito Santo, vieni, abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, vieni affinché possiamo camminare nella tua luce, camminare stretti a Cristo in ascolto della parola. Spirito Santo, metti in me la perseveranza di questa lotta, di questo sforzo. Spirito Santo, io voglio entrare per questa porta stretta che è Cristo. Spirito Santo, donami la costanza, donami la volontà di stimare la porta stretta come la cosa più bella, quella croce che Cristo stesso ha conquistato per me, una croce gloriosa dalla quale avviene la risurrezione. E a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, cari amici, lo slogan di oggi è: entra per la porta stretta. Entriamo, andiamo direttamente al Padre grazie a Gesù. Lui è la nostra porta stretta. Quante cose noi faremo ci costeranno nella fede, ma riceveremo oggi, sperimenteremo abbondanti benedizioni. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Per coloro che sono nel nord Italia, avremo domenica 17 novembre a Torino e a Strona, domenica 12 gennaio, il corso Preghiera e Animazione Carismatica. Un corso dove noi proporremo, alla luce della nostra esperienza come Coinonia Giovanni Battista, la preghiera nello Spirito Santo usando i carismi alla luce della parola di Dio. Le iscrizioni sono sempre aperte sul nostro sito web. Iscrivetevi.